Ed ora parliamo di un argomento che ci sta parecchio a cuore. Air Italia incrementa i voli da e per la Sicilia. Stamane il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, ha così presentato alcune iniziative proprio per contrastare il caro voli. Il governatore ha anche annunciato che sarà incrementata la denuncia al Codacons contro il caro biglietti. Facciamo il punto in queste interviste. Uno dei primi punti che ha toccato il presidente Schifani una volta eletto alla guida del governo regionale, già si è attivato, i risultati sono sotto gli occhi di tutti, un terzo vettore, un vettore ulteriore che parte da quattro aeroporti siciliani con sei destinazioni nazionali è una conquista importantissima per il sistema aeroportuale siciliano complessivamente e soprattutto per il caro voli. Stiamo combattendo il caro voli anche con i fatti, non soltanto con gli esposti, non siamo piagnucoloni, noi agiamo a tutela dei siciliani, l'avevamo detto, credo che oggi sia una positiva giornata per i siciliani perché consentiremo loro di viaggiare non sottoponendosi a dei salassi a causa di questo pseudocartello tra due compagnie importanti che non sono più low cost. Abbiamo dato delle risposte e continueremo a lavorare sempre sul mondo dei trasporti, con grandissima attenzione e con grande responsabilità. Il programma prevede le tre frequenze giornaliere tutti i giorni, per cui sette settimi, e prevede di continuare anche durante la stagione invernale. L'augurio viceversa durante la stagione estiva è che ci sia lo spazio per incrementare di una frequenza i collegamenti giornalieri, soprattutto nel periodo legato al fine settimana. Le tariffe di ingresso saranno, diciamo, di circa 30 euro. E come avete sentito, l'idea è quella di non superare, nemmeno nei momenti di picco, una tariffa di 150 euro per il volo comprensivo di tasse.